devo andare ad Assisi a salutare padre Enzo Fortunato. Salve padre Enzo, è un piacere vederla. Tra l'altro padre Enzo ha scritto un libro bellissimo che si chiama Francesco il Sultano, 800 anni da un incredibile incontro, che è un libro molto interessante perché incredibilmente parla anche molto dell'oggi. Ma veniamo al punto che è stato sollevato sui cattolici, no? E sul fatto, sì, è molto interessante, le gerarchie ecclesiastiche vedono Salvini con sospetto. Io ricordo una copertina pazzesca di Famiglia Cristiana, vade retro Salvini, e invece dall'altra parte nei sondaggi, ecco qui ce l'abbiamo, eccola qui, dall'altra parte invece dei sondaggi vediamo che il popolo dei cattolici invece ha fiducia in Salvini. Cosa sta succedendo e perché questa dicotomia? Forse anche per il grande tema dell'accoglienza, su cui il Papa continuamente dà dei segnali molto, molto precisi, padre Enzo. Guarda, intanto saluto ciascuno di voi e vi auguro ogni bene e un buon lavoro. Ma parto dalla frase che tu prima hai citato, e cioè: perché questi temi ritornano come parentesi nelle campagne elettorali? Ecco, già questa è la prima, porrei la prima domanda. Cioè, io, i temi della famiglia, i temi anche dell'immigrazione, delle persone che bussano al nostro paese, sono temi così complessi, così forti, così significativi, che io chiedo alla politica di qualsiasi schieramento di affrontarli in un momento di maggiore calma e con maggiore riflessione. Altrimenti cosa accade? Accade quello che stiamo assistendo, e cioè allo strattonamento. Io ho scritto un articolo, Francesco, non tiratemi per il saio, no? Cioè, bravo, il rischio è che i valori cattolici rischiano di essere tirati a destra e a sinistra. Allora l'invito è: ragioniamo su questi temi, confrontiamoci, ma al di là delle campagne elettorali. E io sono convinto, dato che questo è il bene comune, cioè un bene che riguarda destra e sinistra, lo potremo affrontare raggiungendo delle soluzioni. Altrimenti davvero diventa, permettetemi questo termine, ignobile trascinare nell'agone politico questi aspetti. Ma lo dico a destra e a sinistra, però... perché credo che bisogna dialogare. Ha ragione padre Enzo, mi sa che mi vengo a fare due giorni a Assisi da lei, mi dà tanta serenità parlare con lei in questo momento. T'aspetto allora. Però